Flavio Sirci, centrale della Sir Safety Americat Perugia, che oggi ci ha creduto, ha ribaltato quasi una situazione che sembrava disperata, poi al tie break è mancato quel guizzo che serviva per vincere, però diciamo che il bicchiere sicuramente è mezzo vuoto per il punteggio, ma per il carattere si può considerare mezzo pieno. Ecco, ci siamo un po' svegliati nella parte finale del secondo set, terzo set poi abbiamo giocato una discreta palla a volo, quarto set è uscito fuori un po' il carattere della squadra, quinto set in equilibrio fino all'11 pari, poi una svista nostra, ma bravi anche loro a fare due difese in tuffo di Merli, se non mi sbaglio, quindi molto bravi loro, ecco. Quando c'è una partita così punto a punto, anche il minimo dettaglio fa la differenza, e quindi niente, il bicchiere è mezzo pieno, vuoto, non lo so, cioè dipende. Comunque siamo in classifica, credo abbiamo preso un punto, quindi siamo comunque a più della metà, credo, quindi il bicchiere per adesso è pieno, pieno. Te l'aspettavi così il ritorno in Serie B, una categoria che sicuramente ha dei giocatori molto importanti, molto validi? Voi avete Roberti che fa un sacco di punti, dall'altra parte c'era oggi Conti molto ispirato, ci sono degli elementi di spicco in questa categoria, ma una categoria che ha un livello medio abbastanza importante. Sì, ancora abbiamo giocato contro Ancona Falconara. C'era un bello posto forte, però per adesso ancora non abbiamo incontrato dei mostri, diciamo, ecco. Poi noi abbiamo un bel giocatore, Roberti, senza dubbio, il curriculum parla da solo. Anche loro, ma non solo Conti, ma hanno un po' tutta la rosa forte, quindi due grandi squadre che hanno, penso, disputato una discreta pallavolo. Ancora all'inizio siamo ancora, magari non siamo tutti quanti, non ci prendiamo bene tutti quanti, però ecco, ancora abbiamo ampi margini di miglioramento sicuramente. Cosa ti è piaciuto di meno e cosa ti è piaciuto di più della vostra squadra oggi? Allora, di meno che mi deve alzare più primi tempi, perché i primi due set pochissimo, va bene, però gli altri hanno giocato bene, quindi mi è piaciuto sicuramente l'atteggiamento di Fantauzzo, ecco, che in certi tratti ha preso in mano la squadra, il libero nostro, ha fatto una buona partita, credo, e l'ingresso anche di Palmigiani dalla panchina, che non è mai facile entrare durante il gioco, ecco.